Ciao ragazze, ciao ragazzi, eccoci alla terza lezione del corso di chitarra per principianti. Se stai guardando questo video su YouTube e sei capitata o capitato qui per caso, sappi che questo video fa parte di un corso che puoi vedere integralmente su YouTube oppure sul mio blog, dove però è organizzato in maniera più ordinata e quindi più facile da seguire. Inoltre c'è anche del materiale aggiuntivo, ci sono dei PDF stampabili e anche delle altre video lezioni. Comunque ti metto tutti i link utili nella descrizione di questo video. E adesso ciancino le bande e veniamo alla terza lezione del corso di chitarra per principianti. In questa terza lezione andiamo a vedere il giro armonico di Do. Nella seconda lezione abbiamo visto il giro armonico di Sol, in questo caso andiamo a fare invece il giro armonico di Do. Abbiamo detto che il giro armonico è una struttura di accordi che può essere eseguita in qualsiasi tonalità. Nella seconda lezione abbiamo scelto quella di Sol perché era la più facile in assoluto. Un gradino, appena, forse mezzo gradino più sopra come difficoltà, c'è il giro armonico di Do, che è appena più complesso da diteggiare con la mano sinistra, ma è comunque molto semplice e alla portata di qualunque principiante. È composto ovviamente di quattro accordi come il giro armonico di Sol, ma soltanto tre per noi sono accordi nuovi, perché uno già lo conosciamo, cioè l'accordo di La minore, che nel giro armonico di Sol si trova in terza posizione, cioè il terzo accordo del giro. Invece nel giro armonico di Do è il secondo accordo del giro. Comunque poi tanto lo andiamo a rivedere nel dettaglio. Per quanto riguarda la mano destra, faremo una scansione, anche in questo caso, leggermente più complessa di quella che abbiamo visto nella lezione precedente. In particolare andremo a suddividere il tempo in quattro, sostanzialmente. Faremo 1, 2, 3, 4. Su 1, 2, 3 faremo semplicemente una pennata dall'alto verso il basso. E invece sul tempo 4 faremo due pennate veloci. Quindi nel tempo in cui normalmente facciamo una pennata sola, ne dovremo fare due, che dovranno durare la metà, quindi più veloci il doppio. Saranno una verso il basso e una verso l'alto. Quindi sostanzialmente andremo a fare questo. 1, 2, 3, 4. Il 4, invece che solo questo, faremo questo. Prima di andare a vedere però nel dettaglio cosa dobbiamo fare con la mano sinistra e cosa dobbiamo fare con la mano destra, andiamo a sentire che cos'è questo giro armonico di Do, come lo dobbiamo suonare. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. E vediamo come dobbiamo posizionare le dita della mano sinistra sulla tastiera della chitarra per eseguire i quattro accordi che compongono questo giro, che abbiamo detto si chiama giro di Do. E quindi ovviamente comincia con l'accordo di Do. Mettiamo il primo dito, cioè l'indice, sulla seconda corda al primo tasto. Il secondo dito, cioè il medio, sulla quarta corda al secondo tasto. E il terzo dito, cioè il medio, sulla quinta corda al terzo tasto. Dal chord chart puoi notare che c'è una X in corrispondenza della sesta corda, quindi la sesta corda non andrebbe suonata. È un Mi e la nota Mi fa parte dell'accordo di Do, quindi se la suoni non è un errore, però per far suonare meglio l'accordo dovresti infilare come sempre il plettro tra la quinta e la sesta corda in questo modo e plettrare a partire solo dalla quinta corda. Se suoni anche la sesta, però senti che suona comunque bene, non è un errore grave. In questo caso, come anche per l'accordo di La o altri accordi, puoi utilizzare uno stratagemma per evitare eventualmente di suonare accidentalmente la sesta corda. Puoi posizionare il pollice appoggiandolo con molta leggerezza sulla sesta corda. Con molta leggerezza perché se premi troppo forte dopo vai a schiacciare la corda sul tasto e quindi dopo suona, fa una nota. Probabilmente il fa diesis, che non ci azzecca veramente niente, quindi fai un macello. Però se lo appoggi con molta leggerezza impedisce la corda di vibrare, la stoppi. Chiaramente questo comporterà poi il suono della corda stoppata nell'accordo. Non si sente molto, però un po' sì, quindi aggiungerai un suono percussivo alla tua esecuzione. A volte questa è una cosa che si ricerca, no? Di aggiungere un suono rumoroso nell'esecuzione per dare più senso del ritmo. A volte no, quindi sappi che se lo fai poi si sentirà questo rumore in più, devi esserne consapevole. È meglio però se ti eserciti all'inizio a infilare l'accordo tra la quinta e la sesta corda per aumentare la tua consapevolezza del movimento della mano sinistra.
Il secondo accordo è un accordo di La minore e si fa così, mettendo il primo dito sulla seconda corda al primo tasto, il secondo dito, cioè il medio, sulla quarta corda al secondo tasto e il terzo dito, cioè l'anulare, sulla terza corda al secondo tasto. Questo accordo lo abbiamo già visto nella lezione 2 perché fa parte del giro di Sol. E come abbiamo visto nella lezione 2, la sesta corda non andrebbe suonata. Puoi notare che il passaggio dall'accordo di Do all'accordo di La minore è particolarmente facile perché puoi tenere ancorate le dita 1 e 2, la prima e la seconda, e spostare soltanto l'anulare. Quindi da qui a qui. In entrambi i casi la sesta corda non andrebbe suonata. Il terzo accordo di questo giro è invece il Re minore. Si fa così, mettendo il primo dito sulla prima corda al primo tasto, il secondo dito sulla terza corda al secondo tasto e il terzo dito, cioè l'anulare, sulla seconda corda al terzo tasto. Come vedi dal chord chart, quinta e seconda corda non andrebbero suonate, ma come per l'accordo di Re settima, che abbiamo visto nella prima e nella seconda lezione, se suoni la quinta corda non è un dramma, perché è la nota La che comunque fa parte dell'accordo di Re, anche dell'accordo di Re minore. Invece il Mi non c'entra proprio niente, quindi devi evitare proprio di suonarlo. Quindi andiamo a infilare il plettro tra la quarta e la quinta corda e andiamo giù. E questo è un Re minore. E l'ultimo accordo del giro è un Sol settima, che si fa mettendo il primo dito sulla prima corda al primo tasto, il secondo dito sulla quinta corda al secondo tasto e il terzo dito sulla sesta corda al terzo tasto. Questo è un Sol settima. Puoi notare che nel passaggio da Re minore a Sol settima il primo dito rimane ancorato sulla prima corda al primo tasto, quindi non lo muovi, e questo agevola moltissimo il movimento, perché si tratta soltanto di spostare queste due dita, il secondo e il terzo dito, verso l'alto, tra l'altro in posizioni corrispondenti per quanto riguarda i tasti, quindi si tratta di cambiargli le corde, ma restano sugli stessi tasti, il secondo dito resta sul secondo tasto, il terzo dito sul terzo tasto, quindi il movimento è molto facile, basta fare perno sul primo dito. Vediamo adesso come dobbiamo gestire il movimento della mano destra in questo giro di Do. Conteremo fino a 4, quindi scandiremo 4 tempi, 1, 2, 3, 4, ma l'ultimo tempo lo suddivideremo in due tempi più brevi, due tempi lunghi la metà. In sostanza andiamo a fare una cosa che è a metà strada tra quello che abbiamo visto nella prima lezione e quello che abbiamo visto nella seconda lezione. Infatti nella prima lezione abbiamo contato fino a 4 facendo delle pennate semplici dritte dall'alto verso il basso, quindi facendo questo 1, 2, 3 e 4. Nella seconda lezione invece abbiamo suddiviso ognuno dei 4 tempi in due tempi lunghi la metà e quindi abbiamo di fatto contato fino a 8 e facevamo una pennata verso il basso e una verso l'alto. Quindi facevamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 8. In questo caso conteremo fino a 4, facendo semplici pennate dall'alto verso il basso, ma il quarto tempo, invece, lo suddivideremo in due tempi lunghi la metà e quindi faremo due pennate veloci, una verso il basso e una verso l'alto. Quindi faremo questo. 1, 2, 3, 4 e 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 1, 2, 3
Ascoltiamo di nuovo come deve essere articolato il giro. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ancora. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Va
Bene ragazzi e ragazzi, grazie per aver resistito fino alla fine di questo video, io spero che sia stato utile. Se stai guardando questo video su YouTube, ricorda che nella descrizione del video ci sono i link per arrivare al materiale aggiuntivo, e se non hai mai fatto l'iscrizione al mio canale falla, così quando escono i nuovi video te li puoi guardare subito. Se ti va, noi ci vediamo alla prossima lezione, cioè la quarta lezione di questo corso di chitarra per principianti. Grazie e ciao!